Ed eccoci, sempre in diretta su questo magico set del Paradiso delle Signore, ottava stagione, in compagnia di una delle protagoniste, Lucrezia Massari. Ciao Lucrezia! Ciao! Che bella dal vivo, è ancora più bella, ma che ve lo dico a fare, è altissima. Ma detto questo, allora, il tuo personaggio di Flora è uno dei personaggi forse più enigmatici all'interno del Paradiso delle Signore, perché a volte sembra l'amica che tutti vorremmo avere, altre volte sembra la stronza che tutti vorremmo evitare, lo diciamo, non siamo su Rai 1. Tu come fai a vivere, diciamo, questi up and down del tuo personaggio? È molto difficile. No, nel senso, è complicato perché ovviamente un conto è l'opinione dell'attore, un conto è l'opinione del personaggio, quindi ovviamente, per carità, ci può stare che a volte l'attore entri in giudizio nei confronti del personaggio, anche se questa è la prima regola, mai giudicare un personaggio, se no già parti con un'opposizione, una negatività, no? E quindi è un po' più complicato poi effettivamente impersonarlo. Però lo faccio, insomma, non è che è un mondo, ma scherzo. In realtà è interessante, soprattutto la parte della cattiva e quella della stronzia, perché non è almeno io non mi sento così, comunque cerco di non esserlo, quindi poterlo essere in scena è divertente, perché non è una cosa che mi capita spesso. Poi comunque i ruoli da cattivi, non so perché, è una cosa che ci intriga, che ci piace, che ci chiama, che ci ipnotizza, quindi da una parte per me è divertente. E quindi questo ci sta facendo capire che nell'ottava stagione sarai ancora più stronzia. Beh, questa cosa l'hai detta tu, non l'ho detta io, però in realtà, almeno per quello che abbiamo girato per adesso, non neanche troppo. Diciamo che era più verso la fine della scorsa stagione, però ci sono tanti cambiamenti nella vita di Flora, sia a livello lavorativo che a livello amoroso. Io infatti sono molto fomentata, vorrei raccontarvi un sacco di dettagli, ma non posso, cioè, in questo momento non posso farlo. Però no, è divertente, cioè, mi piace l'evoluzione che sta prendendo il personaggio. È una domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti di Granelli la serie, è un messaggio, un consiglio, un suggerimento, qualsiasi cosa ti passi per la testa, per tutti coloro che hanno una grande passione, un grande sogno, ma che hanno paura di buttarsi, per paura di fallire, per paura del giudizio dei terzi, della famiglia, degli amici che ti diranno sempre non ce la farai mai e bla bla bla, è un mondo di raccomandati, eccetera eccetera. Tu, dall'alto della tua esperienza e del tuo percorso, che cosa... una bella esperienza, che consiglio ti sentiresti di dare a queste persone? Allora, non è facile, nel senso, non è mai semplice non ascoltare le critiche, non ascoltare quei commenti che di per sé già ti portano a fermarti, perché magari provengono da persone alle quali, non lo so, per noi l'opinione è importante, no? Come hai detto tu, la famiglia o gli amici. Però il consiglio che posso dare è, se tu vuoi farlo, stai già facendo, è quello, è l'unica cosa che ti deve importare, a parte le critiche costruttive, perché un conto è una critica costruttiva, un conto è una critica che serve solo a smontarti, a frenarti. Però se c'è una volontà talmente forte, bisogna concentrarsi su quello. Poi pensare di demordere è normale, è umano, nel senso, avere paura è umano, tutti hanno paura. E la cosa che mi piace pensare è che pure Al Pacino, prima di andare in scena, ha paura, Meryl Streep pure di andare, magari no, è una cosa che mi racconto io. Agli inizi magari. Però, sì. Però, per esempio, una cosa che uno dei miei primissimi lavori è stato Tanti Amici con Sergio Castellitto, e una cosa che veramente non riesco a dimenticarmi è che lui diceva sempre: se non hai quel po' di strizza prima di girare, anche per una scena e basta, cioè se non è quella cosa prima di andare in scena non ne vale la pena, cioè se tu hai paura vuol dire che ti importa, e quindi è proprio per quello che uno deve battere duro, deve proseguire, cioè motivazione, serve tanta motivazione,
che però non deve partire dagli altri, deve partire soprattutto da noi stessi, perché se non ci crediamo noi non ci crederanno mai neanche gli altri. Bravissima, bravissima, seguite il consiglio di Lucrezia e andrete. Poi per carità, da qui a dirlo c'è sta un'infinità, però intanto iniziamo a dirlo. Esatto. Che è un passo e a crederci. Avanti. Esatto, soprattutto. Grazie mille Lucrezia per il tempo che ci hai dedicato. Un saluto. Un salutone.